questo Parlamento l'onere e la responsabilità di un intervento normativo di cui il Paese ha effettivo bisogno. Se lo Stato infatti non riesce a garantire la sicurezza dei cittadini, non può garantire altri diritti. Una società che non protegge dalla violenza, dalla prevaricazione, dalla criminalità, dal fanatismo e dal terrorismo, di fatto non è una società libera. L'equilibrio tra libertà e sicurezza è uno dei compiti più difficili affidati al legislatore, in quanto la seconda, necessaria per garantire la prima, se adopera misure blande non raggiunge il suo scopo. Se diviene eccessiva o oppressiva, si trasforma in un limite alla libertà individuale. Occorre quindi individuare la giusta dose di sicurezza da somministrare al contesto civile, di modo che il vivere ordinato garantisca a tutti il massimo della libertà senza che esso comporti nocumento agli altri individui o in genere alla collettività. Ciò premesso, in un'attenta disamina di ogni interesse in gioco, condividiamo in particolare la scelta di estendere all'ambito urbano e civile un istituto come quello del DASPO, nato in seguito agli episodi di violenza afferenti le manifestazioni sportive. Una misura congrua e opportuna, condivisa da larga parte della pubblica opinione, che troppe volte si è vista costretta a lamentarsi della inefficacia preventiva delle misure di sicurezza pubblica. Ma nel decreto ci sono anche altri riferimenti al mondo dello sport. Grazie all'emendamento presentato e approvato in commissione dai colleghi Pirovano, Saponara, Calderoli e Augussori, viene introdotta una novità importante e significativa, di grande portata politica. I costi per la sicurezza derivanti dall'organizzazione delle partite di calcio posti a carico delle società sportive vengono innalzati. Si passa da un simbolico 1% a un contributo minimo derivante dagli introiti delle partite di calcio del 5%. Si passa da un contributo massimo del 5%, del 3%, scusate, a un contributo massimo del 10%. Non si tratta solo di un evidente e già di per sé legittimo intento di contenere la spesa pubblica. Ci troviamo di fronte a un primo e deciso passo per richiamare il mondo del calcio alle assunzioni delle proprie responsabilità. Responsabilità verso gli appassionati che vogliono tornare a vivere serenamente sane giornate di svago sportivo, responsabilità e rispetto verso le forze dell'ordine, sulle cui spalle grava un impegno logistico e umano non indifferente. Sono impressionanti le cifre. 50 milioni annui a carico dello Stato per garantire la sicurezza negli stati. 1.600 agenti feriti nell'ultimo decennio, 165.000 agenti impiegati soltanto nel 2017. E a fronte di tutto ciò un evidente paradosso. L'Italia è l'unico paese al mondo che finanzia attraverso il CONI la propria Federcalcio, 30 milioni annui. Potrei aprire un altro capitolo. Non è tecnicamente collegato, ma ci tengo a lasciarlo a verbale. Potremmo anche parlare degli oneri derivanti dalle spese di viabilità per i comuni per ogni partita di calcio. Anche in questo caso parliamo di milioni e milioni di euro, ma ci torneremo in un'altra sede, in un altro contesto. Parlando di responsabilità, infine, c'è la più importante delle responsabilità, quella nei confronti del mondo dello sport tutto, soprattutto quello di base al quale si sottraggono le risorse che invece potrebbero adesso essere destinate. Ho già finito, Presidente? Ancora un minuto, quando sono bene, al campanello. Allora devo accelerare perché evidentemente l'ho sprecato per la parte introduttiva. Chi sul punto, ovviamente, per quello che riguarda la deriva commerciale che il mondo del calcio ha subito nel corso di questi anni e che l'ha fatto sempre diventare più business e meno sport, andrebbe aperta una riflessione che va verso una responsabilità precisa, che è quella del PD, che ha introdotto all'interno del nostro ordinamento sportivo un principio che lo ha scardinato, ossia la possibilità di perseguire lo scopo di lucro. Ma al di là di quelle che sono le responsabilità, noi ci domandiamo per quale motivo dovremmo rimanere inerti di fronte a una deriva che oramai è palese e manifesta e che alimenta correnti di pensiero che vorrebbero eliminare alla radice fenomeni sportivi non ritenuti redditizi per il sistema,
come il Chievo Verona, il Sassuolo, l'Empoli o il Frosinone, per non parlare poi della volontà ormai manifesta di depauperare il panorama calcistico nazionale dando vita a una Superlega europea. Allora ben venga questo provvedimento, e concludo, soprattutto se esso può essere propedeutico al ritorno di un calcio patrimonio di tutti e non di pochi eletti. Grazie.